E benvenuti! Stavo giusto guardando su Instagram. Ah, e lo so che non siete ancora iscritti al mio canale Instagram, vi lascio il link in descrizione. Comunque, stavo giusto guardando su Instagram che ci sono piatti di Natale, dolci di Natale, 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 ancora Natale. Beh, mi è venuto in mente un'idea. Quasi quasi vi propongo una serie di video da oggi fino a Natale. Non so quando riuscirò a pubblicarveli, comunque con dei piatti che potete proporre a Natale. Oggi vi porterò un antipasto, dei gamberi saltati con una crema di gamberi, degli spinacini e un busto di gamberi con una bisque. Vi darò delle idee su come creare i piatti, come li impiatto io e anche delle leggere condizioni di cucina per poter creare i piatti come li sto creando io. Niente di difficile, tutti piatti molto semplici con poche preparazioni, ma senza dimenticarsi del gusto. Ma smettiamo di perderci in chiacchiere come ogni volta e cominciamo a cucinare. Per preparare il nostro antipasto di Natale, come prima cosa vanno puliti i gamberoni, conservando i gusci, i carapaci. Dopo aver tolto il carapace va pulito anche dall'interiore e della testa vanno tolti gli occhi. Tutti questi gusci, questi carapaci dei nostri gamberoni serviranno per preparare un elemento fondamentale del nostro antipasto, che andrà a insaporire una salsa che vi farò vedere poi da mettere sul fondo e andrà messo come top per guarnire il piatto, per dare colore ma anche gusto. E per preparare la nostra bisque dobbiamo mettere sul fuoco una casseruola bassa. Fiamma media. E andiamo a mettere a scaldare dell'olio all'aglio. Subito dopo andiamo ad aggiungere le teste e i carapaci dei nostri gamberoni. Insieme al fondo tritato di sedano, carota e cipolla. Continuiamo col far tostare i nostri carapaci. Andiamo anche a schiacciare le teste per far uscire il liquido dall'interno. I nostri gamberoni sono belli tostati. Andiamo a mettere un goccio di rum. E poi andiamo a bloccare la cottura con dell'acqua ghiacciata. Potete fare anche dell'acqua fredda e ghiaccio. Tenete presente che se avete circa 200 g di teste e carapaci dovete mettere il doppio dell'acqua ghiacciata o acqua e ghiaccio. Ho spostato dal fuoco grande a fuoco piccolo la nostra bisque di pesce, che andrà mezz'ora a fuoco lento. Prima ho detto che l'acqua fredda va a bloccare la cottura, ho sbagliato ad esprimermi. L'acqua fredda serve per far sì che escano meglio i succhi dei gamberi. Ma passiamo alla seconda preparazione. Abbiamo delle patate e faremo una semplice crema di patate da mettere sul fondo, che poi andremo a insaporire con la bisque di pesce. Cosa ci serve per fare la crema di patate? Semplicemente olio, patate e acqua. Quindi cominciamo. La crema di patate è una crema che si presta molto bene a ricevere qualsiasi gusto con cui viene accompagnata. Io adesso faccio la bisque, quando è pronta e sarà pronta anche la crema di patate, andrò ad unirle. Cominciamo preparando la nostra crema di patate, processo molto molto semplice. Padella calda sul fuoco, un po' di olio sempre all'aglio visto che stiamo lavorando col pesce, e un po' di scalogno sul fuoco. Adesso che l'olio sta cominciando a suonare, diciamo, andiamo a metterci le nostre patate.
Aggiungiamo, dopo aver tostato, acqua o brodo fino a ricoprirle per intero. E come andremo a comporre poi il tutto? Come vi ho già anticipato, quando la bisque sarà pronta e la crema di patate pure, verrà frullata la crema di patate e poi ve ne verrà aggiunta una parte di bisque, in maniera che sarà una crema che saprà di gambero, di pesce. Adesso non ci resta che aspettare fin tanto che le patate sono cotte. Come andiamo a vedere, quando le patate sono cotte semplicemente sembrano delle patate bollite. Questa crema di patate va condita, attenti al sale perché la bisque è molto saporita, quindi aspettate a salarla fin tanto che la bisque non sarà aggiunta alla crema di patate. La bisque ha bollito mezz'ora e la crema di patate è pronta. Adesso non ci resta che andare a frullarle entrambe. E rieccoci dopo questo piccolo cambio di outfit dovuto a una serie di macchie data dal frullaggio del... Beh, insomma, di questa cosa qua. Consiglio di un recipiente a sponde molto alte per frullare. E regolate la potenza al minimo del vostro frullatore. Dopo questa bomba di consiglio, continuiamo con la vostra preparazione dell'antipasto di Natale. Bene, la bisca è frullata, non del tutto, non deve essere una preparazione fatta frullata molto, ma leggermente frullata. Bene, perché va assolutamente setacciata più volte fino a togliere tutti i residui di teste e carapaci di gambero che ci sono al suo interno. Come facciamo? Prendiamo un colino e passiamo tutto al colino più volte. Abbiamo la nostra crema di patate frullata e la bisque filtrata. Bene, un consiglio: siccome ve ne servirà una piccola quantità e non aveva senso fare una piccola quantità, una bisque di pesce, che è un brodo di pesce tostato, un brodo di gamberi, scusate, tostato, potete usare anche degli scampi comunque, se non lo usate tutto conservatelo. Come la crema di patate vi potrebbe servire per legare un qualsiasi tipo di fondo per una pasta, per un primo, oppure bollendo magari ipoteticamente dei piselli potete aggiungerceli e fare una crema di piselli aggiungendo un po' di brodo e allungando un po' il tutto. Sono due elementi molto molto utili in cucina. Torniamo a noi e cominciamo mettendo un po' di crema di patate e un goccio di bisque. Altro che frustare, e abbiamo il fondo per il nostro antipasto di Natale e abbiamo tutti gli elementi per finire il nostro antipasto di Natale. Come vi ho detto, era un piatto semplice con poche preparazioni, ma il gusto non lo lasciamo di certo indietro, perché dopo aver salato la nostra crema al pesce, scusate, la nostra crema di patate ai gamberi fatta con la bisque, non ci resta che cominciare con il comporre il piatto. Quindi abbiamo degli spinacini che ho scelto, che con la loro nota leggermente amara andranno a contrastarsi con il dolce della bisque, poi della maggiorana per dare profumo. Non ci resta che cominciare a saltare e magari dare un colpettino in microonde prima di servire il tutto. Basta solo una leggera scaldata, diciamo, che quando cominciano a cuocersi gli spinacini dobbiamo fermare, perché
andiamo a togliere tutto quello che è il sapore e quel po' di croccantezza che ha lo spinacino. Nella stessa padella togliamo gli spinacini e andiamo a cucinare i nostri gambironi. I gamberoni sono ancora sfrivolanti sulla padella. La nostra crema di gamberoni è stata scaldata, non ci resta che cominciare a comporre il piatto. Allora, crema di gamberoni nel fondo. Andiamo ad adagiare lo spinacino. E i nostri gamberoni. I puntini di maggiorana per dar profumo. E non ci resta che concludere con un extra bonus di pesce, di gamberoni, sopra la nostra preparazione. E questo piatto è terminato, è un bel pollicione, condividetelo per piacere su Facebook. E vi chiedo questo perché così il canale potrà crescere. Ci vediamo al prossimo video. Seguitemi anche su Instagram per le foto. Un saluto dal vostro Mr. Alex. Ad un prossimo video.